Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento del Tips for Top. Noi non siamo organizzatrici di eventi, abbiamo pensato ai tempi del lockdown a questo appuntamento della domenica, una rubrica del benessere online dove diversi professionisti ci parlano, ci lasciano delle pillole di benessere. Non solo estetico, ma anche psicologico. È molto utile durante questi ultimi 2 anni, sicuramente. Insieme a Elena Valeria, che siamo amiche da 30 anni, dai tempi dell'università, la vita ci ha portato poi in località diverse a vivere insieme alle nostre famiglie. Elena a Valencia e Valeria a Edimburgo, ci siamo comunque ritrovate insieme non solo online per mantenere i rapporti, ma anche nel nostro lavoro affiancato alla nostra professione che abbiamo trovato in Herbalife. Non vi voglio rubare altro tempo, due accortezze. Se tenete il vostro telefono, il vostro dispositivo in orizzontale, godrete meglio di questa presentazione. Prendete appunti, soprattutto delle vostre domande che vorrete fare alla fine dell'intervento della nostra professionista. Vi ho già svelato il sesso. Rimanete fino alla fine che c'è un regalo per voi e poi la consueta nostra fotografia di gruppo. Quindi se volete aprire i monitor, ci vediamo bene tutti insieme in faccia. Lascio la parola a Valeria che presenterà l'ospite speciale di questa sera. Grazie Raffaella e buonasera a tutti, bentrovati al nostro appuntamento settimanale. E stasera a me il privilegio di presentare l'ospite. Lei è una coach professionista certificata dall'International Coach Federation, è laureata in scienze della formazione all'Università degli Studi di Padova e ha conseguito anche un master di primo e di secondo livello in professional coaching. Da più di 16 anni lavora come project manager all'interno di una società di formazione e si interessa proprio di percorsi di formazione di coaching per professionisti, proprio per andare ad aiutare ognuno di loro a riscoprire quelle passioni, le competenze, le loro attitudini e meglio poterli impiegare nella loro realizzazione professionale. Stasera è con noi per condividere alcuni di questi suoi preziosi consigli, quindi insieme a me diamo tutti insieme un caloroso benvenuto alla dottoressa Martina Turchetto. Grazie, grazie Martina per essere con noi, a te la parola. Grazie, grazie, buonasera a tutti, è un piacere per me essere qua, credo che sia veramente un bel format, questo molto interessante, vi faccio i complimenti anche per la frequenza, l'assiduità con cui vi trovate. Quando Valeria mi ha proposto di fare questa presentazione ho accettato assolutamente volentieri perché mi piace condividere con voi, mi piace condividere con le persone il tema che affronteremo insieme questa sera, quello della comunicazione assertiva. È qualcosa che mi appassiona prima di tutto, che ho studiato e che credo assolutamente fondamentale per sviluppare relazioni positive con le persone, stare bene con gli altri, sia che questo accada nel contesto lavorativo, sia che accada nel nostro privato. Allora, ho preparato una presentazione per voi, quindi adesso vado in condivisione di schermo. No, mi devo collegare. Mi dite se si vede intanto? Sì? Ok? Perfetto. Allora, di che cosa parleremo? Parleremo proprio, è chiaramente una pillola quella che vi voglio dare, un assaggio formativo sul tema dell'espressione del nostro valore, come facciamo a esprimere il nostro valore attraverso l'uso della comunicazione. Perché questo? Perché ritengo che questo sia
qualcosa di assolutamente importante, perché lavorando, facendo dei percorsi individuali di coaching con molte lavoratrici, con molte professioniste, che magari hanno anche un super curriculum, hanno un buonissimo lavoro, ho notato che c'è sempre qualcosa, no, che fa sì che queste persone, pur avendo super carriere, non riescano a percepire il loro valore personale e di conseguenza non riescano a esprimerlo al di fuori. Vi ho proposto una lista di situazioni, di comportamenti che danno l'idea, se ci identifichiamo in queste casistiche, danno l'idea di questa fatica, no, nel percepire, nel comunicare al di fuori il nostro valore. Per esempio, quando sono in mezzo agli altri faccio fatica a esprimere la mia opinione, preferisco stare zitta e non espormi per non essere giudicata. Al lavoro non riesco a mettere dei confini, non riesco a dire di no e quindi finisco per sovraccaricarmi, per accettare di fare delle cose in tempi magari assurdi, questo perché magari ho paura di perdere dei clienti. A volte, se sto cercando lavoro, magari non mi candido, rinuncio a candidarmi per una certa posizione perché magari non penso di avere tutte le competenze e quindi magari penso che non sarei scelta, non riesco a far valere le mie ragioni, magari lavoro tanto, mi aspetto un riconoscimento, questo non arriva mai, ma io non lo chiedo. Nelle relazioni con gli altri, pur di non scontrarmi, pur di non deluderli, tendo a farmi andare bene le cose e quindi, anche se non sono d'accordo, non lo esprimo. Queste sono alcune delle situazioni che ci danno l'idea, appunto, che facciamo fatica a esprimere una posizione, a definire i nostri confini, a stabilire anche degli obiettivi e quindi i passi per poterli raggiungere. Quali sono le conseguenze di questo? Potremmo magari rinunciare a delle occasioni, essere frenati, no, nel prendere delle iniziative, oppure vivere dei conflitti tra quella che è la nostra situazione attuale e la situazione che desideriamo. Quando succede questo, anche il desiderare si affievolisce, no? Quindi noi ci limitiamo nell'esprimere i nostri desideri, oppure blocco nell'azione, rinunciamo ad agire e quindi magari comportamenti di procrastinazione, no? Quindi io rimando, non faccio, rimango immobile in una situazione che magari non mi piace, ma non riesco a prendere l'iniziativa. Preferisco lamentarmi, mi accontento, magari metto in dubbio anche quello che penso, quindi questo è chiaramente il comportamento di chi cerca costantemente l'approvazione degli altri, affida cioè agli altri la propria autostima e la propria percezione di valore, e chiaramente questo dà anche delle difficoltà nelle gestione delle posizioni, degli aspetti più conflittuali, perché se io sono convinta di valere poco, faccio fatica a mantenere fermo il mio punto, faccio fatica a prendere una posizione e quindi a difenderla anche in una situazione di conflitto con gli altri. Ecco che uno dei modi che noi abbiamo a disposizione proprio per imparare a darci valore è allenare l'assertività, imparare a comunicare assertivamente, dove assertivo deriva dal verbo latino asserere, che significa asserire. Quindi è quel tipo di comunicazione che dà, diciamo, l'idea dell'affermazione. Quando io sono in grado di comunicare ciò di cui ho bisogno in modo diretto, fermo e deciso, ecco che sto sviluppando uno stile di questo tipo. Che cosa facciamo insieme questa sera? È una pillola, quindi quello che a me preme, che voi vi portiate a casa, è riconoscere quali sono gli stili di comportamento comunicativo prevalenti. Tutti noi abbiamo una modalità relazionale comunicativa prevalente, andiamo a vederle e così avremo modo per ciascuno di voi di capire qual è lo stile che ci caratterizza, eventuali anche aree di miglioramento, cioè dove possiamo migliorare la nostra comunicazione per sviluppare maggior assertività. In chiusura poi vedremo alcune semplici tecniche che siano immediatamente applicabili per gestire le situazioni quotidiane. È ovvio che questo è uno spunto, l'assertività richiede un lavoro di allenamento e quindi, per esempio, fa parte un po' del lavoro che io faccio con i percorsi di coaching. Accompagno proprio le persone a sviluppare uno stile di questo tipo per poter far sì che loro raggiungano i propri obiettivi professionali. Allora,
Ecco, vi sottopongo un po' alla vostra attenzione due modalità tipiche opposte. Nella colonna di sinistra vedete una modalità che è definita prevalentemente aggressiva. Nella colonna di destra in blu una modalità che possiamo invece definire al contrario e all'opposto una modalità passiva. Vedete una declinazione al femminile perché ho proprio verificato che queste sono delle modalità, o meglio, che la difficoltà a esprimere il proprio valore e quindi a comunicare in un certo modo, in un certo stile, piuttosto che in un altro che non è assertivo, è qualcosa che si riscontra moltissimo nel target femminile. Non è chiaramente una generalizzazione, non è sempre così ed è qualcosa che può interessare anche gli uomini, però ecco, questo è sicuramente un tema molto femminile, no? Allora, per esempio, vi chiedo, no, nelle vostre situazioni relazionali tendete a essere esplosive? La rabbia è una modalità, è un'emozione che provate con frequenza? Tendete a prevaricare gli altri, a non pensare alle conseguenze delle vostre azioni, quindi agire di impulso e a essere sulla difensiva se venite contraddetti, oppure al contrario tendete a subire le situazioni senza reagire, a evitare gli scontri, a evitare le situazioni di conflitto? Tendete a essere dipendenti dal giudizio degli altri, quindi a ricercare costantemente approvazione? A bloccarvi nell'azione per paura di fallire? Siete persone controllate perché magari avete proprio paura di quali possono essere le reazioni degli altri? Ecco, queste sono un po' le modalità, diciamo, contrapposte di aggressività da una parte e passività dall'altra. In realtà, quando parliamo di stili comportamentali, stili relazionali, possiamo andare ad identificare quattro tipologie di comportamenti e quindi quattro stili relazionali. Abbiamo, e questo dipende da che cosa? Dipende da quanta considerazione abbiamo di noi stessi e degli altri. Se la considerazione che abbiamo di noi è bassa, ma all'opposto stimiamo molto gli altri, ci troviamo nel quadrante della comunicazione passiva. Il nostro comportamento relazionale tipico sarà quindi remissivo. Viceversa, se invece tendiamo a sovrastimare noi stessi e a sottostimare gli altri, ci troviamo nella modalità aggressiva e il nostro comportamento è autoritario. Quando la stima degli altri e la stima di noi stessi è in entrambi i casi bassa, il comportamento che assumiamo è definito autoritario mascherato, quindi la comunicazione sarà manipolativa. Quello che invece vorremmo sviluppare è un perfetto equilibrio tra uno stile passivo e uno stile aggressivo, che è quello della comunicazione assertiva, dove il comportamento è assolutamente positivo. Ci stimiamo e stimiamo anche gli altri. Allora, stile aggressivo, l'abbiamo visto un po' velocemente prima, è come lo riconosciamo, no? È tipico delle persone che tendono a dominare gli altri, a imporre la propria opinione, che si esprimono accusando, che si esprimono minacciando, danno la colpa, quindi anche a livello verbale hanno un tono di voce alto, tendono a interrompere le persone, a non lasciarle finire, hanno una gestualità molto accesa, utilizzano i gesti con molta sicurezza, ok? E diciamo che ciò che caratterizza questo stile è proprio l'incapacità di prendere in considerazione il punto di vista degli altri, quindi questo tipo di atteggiamento è ovvio che non va bene, ok, a livello relazionale, perché inibisce le persone. Cioè, avere a che fare con un aggressivo facilmente determina nelle persone un atteggiamento di sottomissione oppure di ribellione. Lo stile passivo è invece lo stile delle persone che non dicono mai quello che pensano, che tendenzialmente si sottomettono e ricercano l'approvazione degli altri. Perché fanno questo? Probabilmente per debolezza, perché scambiano l'essere gentili, no, la gentilezza con, che scambiano la sottomissione per gentilezza e quindi tendono sempre, si frenano, tendono a non esprimere mai il proprio punto di vista e soprattutto non si prendono la responsabilità delle proprie
non fanno, non agiscono, non esprimono opinioni, non si prendono la responsabilità. Abbiamo poi uno stile manipolativo che è quello invece di chi si esprime con l'inganno, di chi fa fare le cose in maniera indiretta. Quindi, per andare ancora un po' più, scusate, nel dettaglio, per capire proprio le modalità linguistiche di chi è manipolativo, sono quelle classiche situazioni, no, in cui noi chiediamo di fare le cose e facciamo capire le conseguenze: se non fai questo allora peggio per te, oppure facciamo dei complimenti ma con lo scopo di ottenere qualcosa. Quindi c'è sempre un secondo fine nella manipolazione. Stile aggressivo è chiaramente lo stile imperativo, lo stile di chi comanda, di chi generalizza. Lo stile passivo è di chi si schermisce, di chi dice, non si esprime, non ha un'opinione. Ma quello che noi vogliamo sviluppare è lo stile assertivo. Allora, il perfetto equilibrio tra la modalità aggressiva e la modalità passiva è chiamata proprio assertività. Quindi un assertivo che cosa fa? Un assertivo è in grado di comunicare in modo chiaro ed educato le proprie idee, di affermare i propri bisogni, ha sempre chiaro quali sono i propri bisogni e non rinuncia ad esprimerli, ok? Però lo fa senza dominare, senza prevaricare, ma nel pieno rispetto degli altri, dei loro diritti e delle loro opinioni. Perciò non subisce, non permette agli altri di essere aggressivi nei suoi confronti e non esige che gli altri si comportino come lui vuole, ok? Il tipico modo di esprimersi di una persona che manifesta questo stile è l'esprimersi in prima persona. Quindi una persona assertiva è una persona che parla sempre di sé, nel senso, si prende la responsabilità di ciò che sente, di ciò che esprime e lo riporta all'interlocutore. Io la vedo in questo modo, io mi sento, per me è diverso, non sono d'accordo su questo punto e così via. Allora, adesso un po' di riflessione per voi. Io credo che la prima cosa che possiamo fare per sviluppare lo stile assertivo è innanzitutto comprendere qual è lo stile che ci caratterizza noi, tenendo presente che è difficile trovare dei tipi puri, cioè è difficile che siamo sempre aggressivi o siamo sempre passivi. A seconda della situazione, a seconda di ciò che vogliamo ottenere, a seconda del contesto, se lavorativo, se privato, a seconda dell'interlocutore, possiamo sviluppare una modalità piuttosto che un'altra. Allora, vi ho proposto una serie di situazioni per farvi riflettere, no? Per farvi riflettere che cosa accade. Queste le prime sono situazioni lavorative, poi ci sono anche delle situazioni private. Quello che vi chiedo di fare è di prendervi proprio 2 minuti per riflettere su quali sono le situazioni in cui sentite che tendete a sottomettervi o a farvi dominare, e viceversa, perché se tra di voi c'è qualcuno che invece si riconosce più in una modalità aggressiva, va bene anche il contrario, no? In quale situazione pensi, senti che prevarichi gli altri, tendi a dominare gli altri? Questo accade di più al lavoro, piuttosto che in famiglia, piuttosto che con gli amici? Pensateci. Seconda domanda. Che cosa ti impedisce di esprimerti se senti che fai un po' di difficoltà, no? Cos'è che te lo impedisce? Oppure, viceversa, se vi riconoscete più in una modalità aggressiva, che cos'è che ti impedisce di ascoltare gli altri? Che cos'è che ti impedisce di ascoltare le ragioni degli altri? E come ti senti? Perché vi faccio fare questo piccolo esercizio? Perché scoprirete, poi me lo direte magari in chiusura, no, della presentazione, che è difficile trovare persone naturalmente assertive. È molto difficile. L'assertività è qualcosa che possiamo allenare, però tendenzialmente le persone si riconoscono o in una modalità aggressiva o in una modalità passiva e hanno comportamenti differenti a seconda di quello che è il contesto. Quindi è possibilissimo che magari al lavoro siamo passivi o abbiamo un comportamento più remissivo, e in famiglia al contrario, è assolutamente molto frequente.
Quello che voglio che vi portiate a casa rispetto a questa riflessione è che per poter stare in equilibrio rispetto a questi due poli opposti, una tecnica che abbiamo tutti a disposizione è quella dell'ascolto. Se, per esempio, nel nostro contesto di pari, nel nostro cerchio di amicizie, di relazioni, anche di lavoro, abbiamo a che fare con persone che hanno uno stile relazionale più remissivo, quindi che tendono a sottrarsi rispetto alle relazioni, ha senso per farle aprire, ascoltarle. L'ascolto è sempre la chiave. Viceversa, la stessa cosa. Se noi impariamo a far parlare chi tende solo ad ascoltare, questo si sentirà maggiormente a suo agio in nostra presenza. Invece, se riesci a tenere testa a una persona che normalmente tende ad imporsi, questa è una tua modalità che ti permette di farti rispettare. Questo per dire che c'è sempre la possibilità di mantenere l'altalena, diciamo, in equilibrio con l'ascolto, a seconda di come appunto lo utilizzi, a seconda del tuo interlocutore. Ok, allora se vi siete presi due minutini per riflettere su questo, andiamo avanti, perché quello che appunto vi voglio lasciare è proprio che cosa possiamo noi iniziare a fare per sviluppare questo tipo di modalità. La prima cosa da fare è avere chiaro sempre, in qualunque situazione, qual è il mio bisogno, qual è la mia aspettativa, qual è la mia esigenza. Se io ho chiaro questo, sarà più facile anche esprimerlo. Se i valori in cui io credo, se le priorità che io stabilisco nella mia testa in realtà non hanno un ordine ben definito, è molto difficile che io riesca a comunicarlo chiaramente. Quindi assicurati sempre di capire, prima di entrare magari in una relazione che può essere difficile per te, assicurati sempre di capire ciò che desideri, ciò che pensi, ciò di cui hai bisogno prima di manifestarlo. Magari vi sembrerà una cosa banale, ma tante persone non ce l'hanno chiaro, quindi il focus su ciò di cui abbiamo bisogno deve essere sempre molto chiaro. Vi faccio anche un esempio di situazione che potrebbe capitare, no? Non so se vi capita magari di avere a che fare con qualcuno e di aver paura di disturbarlo, no? Quindi è molto frequente, per una forma di gentilezza, dire scusa se ti disturbo e fare la richiesta. No, perché tu questa modalità, scusa se ti disturbo, è tipica di un comportamento, no, remissivo. In realtà la persona assertiva come si esprimerebbe in questa, quando ha bisogno di qualcosa da parte di un interlocutore? Dice chiaramente ciò di cui ho bisogno. Allora, il scusa se ti disturbo, vorrei parlare con te per qualche minuto, diventa ho bisogno di definire con te questo preventivo per poterlo spedire al cliente. Cioè ho bisogno, ti dico qual è il mio bisogno. Seconda, diciamo, modalità, l'abbiamo anticipata anche prima, esprimiti in prima persona, abituati a parlare di te, sviluppa l'abitudine di dire che cosa pensi tu, che cosa provi tu, come ti senti tu e che cosa vuoi tu. Non parlare di che cosa vogliono gli altri, perché di fatto tu non lo sai, tu pensi di saperlo. Ok, quindi utilizza la prima persona al singolare e questo ti permette di gestire anche situazioni difficili. E quindi, a lato pratico, anziché dire mi fai arrabbiare, dirai io mi arrabbio quando. Sembra una stupidaggine, eh? Io mi rendo conto che magari vi sembra banale questa cosa, però abituatevi a parlare delle vostre emozioni, delle vostre sensazioni, non accusate, no? Tu mi fai arrabbiare, no? Perché la persona, cosa succede? Va sulla difensiva. Io mi arrabbio quando? Sono io mi prendo la responsabilità di ciò che provo. Quindi io credo, io penso, io voglio, anche se più soft, io vorrei, mi piacerebbe, per carità, ma assolutamente non la forma impersonale, perché la forma impersonale, che è tipica delle persone che non vogliono comparire, non vogliono prendere posizione, non va bene perché non è sufficientemente incisiva. Cioè, dire si potrebbe fare, capite? Non ha la stessa efficacia di dire io ho bisogno che...
Quindi, senza accusare, senza colpevolizzare, parliamo di noi stessi. Al posto di dire mi complichi il lavoro, quindi tu mi complichi il lavoro, ti sto accusando, ti sto dicendo qualcosa che non va bene, e quindi l'altro risponde ovviamente perché si sente preso, attaccato, abituati a dire ho bisogno che facciamo questa cosa insieme, ho bisogno che risolviamo questo, per esempio. Ok, terza diciamo suggerimento. Esprimiti in modo semplice, no giustificazioni. Allora, il linguaggio assertivo è un linguaggio asciutto, non serve condire con troppe giustificazioni, no? Quindi facciamo un esempio, breve, conciso, qualcuno vi chiede di fare qualcosa che non volete fare. Non serve dire perché non lo volete fare, ok? Perché chi si giustifica in qualche modo è come se si sentisse in difetto, quindi abituatevi a esprimere quello che è da esprimere in modo conciso e asciutto. Il linguaggio assertivo è un linguaggio semplice, conciso e asciutto. Qualcuno mi invita a fare qualcosa, voi non potete, non serve dire non posso stasera perché devo andare a fare la spesa, devo portare mio figlio qua e là. Non posso stasera, sarà per un'altra volta. Stop. Inizia a dire qualche sano no con educazione e fermezza. Immagino che questa è la cosa più difficile, ma è la cosa che funziona di più. Partiamo dai no più semplici, partiamo dalle situazioni più accessibili, ma impariamo a farlo. Se tu nelle situazioni dici sì, quando in realtà vorresti dire no, a chi stai dicendo no? A te stessa. Quindi dire sì agli altri quando tu vorresti dire no, tu stai rinunciando a te stessa. Questo è ovvio che ti causa frustrazione alla lunga. Questo è un modo con cui tu autorizzi gli altri a non farti rispettare. Quindi iniziamo a dire qualche no, perché dire sempre di sì è una falsa gentilezza. È impossibile trovare persone che siano sempre accondiscendenti, cioè è una forzatura. Essere sempre compiacenti può farci apparire falsi agli occhi degli altri. Non siamo veramente noi stessi. Ci carichiamo di responsabilità che non desideriamo. Rinunciamo a quello che vogliamo veramente. Rubiamo tempo agli altri, rubiamo tempo a noi stessi, viviamo delle relazioni che poi alla lunga sono frustranti e soprattutto, visto il tema, questo si ripercuote sul nostro benessere psicofisico. Rimaniamo aderenti ai fatti, quindi evitiamo generalizzazioni ed evitiamo esagerazioni. Come si fa a esprimersi rimanendo aderenti ai fatti? Allora, è molto facile usare avverbi tipo sempre, mai, quindi per esempio dire sei sempre in ritardo, oppure ci metterò una vita a finire questo lavoro. No, non può essere ci metterò una vita a finire questo lavoro, ma potremmo dire penso che per portare a termine questo lavoro impiegherò un mese. Cioè linguaggio descrittivo, oggettivo, linguaggio che descrive fatti e che non generalizza e che non esagera. Ultima diciamo suggerimento è di ascoltare, di considerare le opinioni dell'altro anche se non siamo d'accordo con l'altro. Come si fa? Attraverso un ascolto che è un ascolto per comprendere. Un ascolto per comprendere e che implica la sospensione di ogni giudizio. Quindi se anche io non condivido le opinioni del mio interlocutore, come faccio a fare in modo di fargli percepire che lo sto ascoltando veramente? Per esempio riformulando ciò che lui mi ha detto. Quindi abituiamoci a restituire alle persone quello che loro ci hanno detto, che non significa ripetere a pappagallo, ma significa fargli capire che io ho inteso sia lato contenuto sia lato emozione quello che la persona mi stava dicendo. Quindi proprio riformulare, utilizzare la parafrasi. Secondo te io ho percepito questo, tu senti così, mi stai dicendo che, sia sul lato proprio del contenuto che anche proprio di quello che ci arriva, di come la persona si sta sentendo. Non c'è giudizio, proprio ti ripropongo quello che tu mi hai detto. Ok, allora io credo che siamo quasi arrivati alla fine, quindi ultime due battute. Le caratteristiche del messaggio assertivo. Allora, quando ci troviamo in situazioni difficili, quindi quando per noi è difficile esprimere la nostra opinione, quando c'è qualcosa che ci dà fastidio in un'altra persona e vorremmo comunicarglielo, come possiamo fare? Il messaggio assertivo ha una struttura.
che vi lascio e vi così invito a provare ad allenarvi a strutturare proprio frasi con questa articolazione. Prima di tutto io descrivo qual è il comportamento, qual è il fatto, qual è la situazione che provoca a me un disagio, un problema. Secondo, descrivo come io mi sento, qual è il mio vissuto, in che modo questa cosa, questo comportamento per me è un problema. Terzo, qual è la conseguenza? Quindi questa cosa che a me causa un problema, che mi fa sentire così, che effetto ha? Che conseguenze ha? Eventualmente posso chiudere anche con una richiesta. Quindi vi ho messo proprio una frase per farvi capire. Quando arrivi in ritardo alla riunione, vedete, focus sul comportamento. Non sto dicendo quando sei... È un aggettivo, non c'è il focus sulla persona. Attenzione, perché se colpiamo la persona reagisce, va sulla difensiva. No, stiamo sui fatti, sui comportamenti. Questa è una cosa che io ho rilevato, è oggettiva, te la rimando. Come mi sento? Mi sento irritata. Perché? Perché devo ricominciare tutto da capo. Ti chiedo d'ora in poi di essere puntuale. È ovvio che questo è un esempio molto semplice di una situazione lavorativa. Provate ad abituarvi a farlo, a utilizzare questa proprio struttura, che è una struttura che è stata studiata da Thomas Gordon sui messaggi io, è uno psicologo statunitense, ed è proprio un modo per calmare le tensioni, per risolvere conflitti, cioè proprio per utilizzare la comunicazione per negoziare soprattutto, no? Farsi capire e negoziare. Ultima battuta. Allora, vi lascio ancora con uno stimolo. Vi invito a farlo per iscritto. Perché per iscritto? Perché dà l'idea che l'impegno sia un po' più importante, più realistico. Chiedetevi, qual è un primo passo concreto che tu da domani puoi mettere in atto per la tua affermazione personale? La capacità di comunicare assertivamente è un modo per affermare noi stessi senza calpestare gli altri. Qual è un primo passo concreto che tu puoi fare da domani per fare questo? Ma che cosa ti potrebbe impedire di passare al lato pratico? Chieditelo. Di quali risorse senti di aver bisogno? Ok, vi lascio con questo, adesso se volete anche condividiamo. E questo io vi dico che farlo per iscritto è un po' prendere un primo impegno con noi stessi. Iniziamo proprio, abbiamo detto tip, no? Quindi è una pillola, iniziamo da poco, è un primo passo. Ovvio che se uno vuole fare un lavoro di un certo tipo fa un percorso, però già con questo secondo me... avere un focus su un piccolo comportamento, un primo passo, ti consente di tenere d'occhio anche i tuoi margini di miglioramento. Bene, grazie mille Martina. Grazie a voi davvero, perché per me personalmente è stato molto molto interessante. E come hai detto tu, io non credo di essere proprio un rientrare puramente in una categoria, ma di avere varie sfaccettature, e quindi sì, mi è servito molto anche prendere un po' di spunti per farò l'esercizio che ci hai consigliato sicuramente. Bene, adesso io vado in condivisione con i tuoi dati e nel frattempo se qualcuno ha delle domande può alzare la mano con il risendo anche fisicamente e procediamo a fare le nostre domande. Un attimino soltanto che ci riprovo, sta settimana ci riesco. Ci siamo? Sì, si vede. Ok, perfetto. Allora, se qualcuno ha delle domande, io al momento non vedo mani alzate. E una cosa ti volevo nel frattempo chiedere, no? Perché io ho sempre pensato che nella sfera lavorativa rivolgersi a qualcuno con scusa se ti disturbo fosse un segno di rispetto. Sì. Ma anche quando chiamo persone che magari devo contattare per telefono e con le quali non ho molta confidenza, la prima cosa che mi viene da dire è scusa se ti disturbo. È tipico, quindi no? È da eliminare completamente o in alcune situazioni può essere un modo comunque gentile di rivolgersi alle persone? Allora, è una cosa che facciamo tutti, è tipica, però abituiamoci a pensare che le parole hanno un'energia e se tu esordisci con una persona
e gli dici: scusa se ti disturbo, il nostro cervello funziona per immagini e questa persona inconsciamente si sarà creata l'immagine di un disturbo. È una cosa molto sottile. Siccome le parole veramente hanno un peso, abituiamoci a usare un linguaggio positivo. Questo è un aspetto, no? Quindi l'influenza delle parole. Le parole positive hanno un effetto, parole negative ne hanno un altro. Quindi parlare di problemi, di disturbi, questo non è neutro, il linguaggio non è neutro, ha un effetto. E poi per la modalità assertiva, diciamo che ti poni tu già in una posizione di debolezza, no? E secondo me, se c'è una trattativa, tu hai bisogno di questa persona, devi chiedergli qualcosa, è giusto che tu ti ponga alla pari. E forse non è proprio il modo ideale dire: scusa se ti disturbo. Non è un disturbo. Potresti dire, ecco, ti lancio questo spunto, come lo potresti dire, secondo te, in modo assertivo? Non lo so, se sto scrivendo un'email magari potrei dire: ti sto contattando perché avrei bisogno di questo. Esatto, oppure se tu vuoi indagare, comunque se è un momento buono, tu gli fai una domanda aperta, glielo chiedi. Hai 5 minuti? Sì, è un momento buono, io chiedo sempre così: è un momento buono per te? Sì, no, te lo dice, se non è un momento buono ci riprovi, no? Che già è un momento buono. Voglio darti un'immagine che lo sarà, capisci? Cioè, qua si aprirebbe un mondo sul linguaggio, però ecco, portatevi a casa anche questo, no? Il linguaggio non è neutro, ha un impatto, passa tutto a livello inconscio, ovviamente. Scusa se ti disturbo, non è il modo ideale per iniziare nessuna cosa. Ok, lo eliminerò, grazie. Allora, vedo che Rossano ha la mano alzata, quindi prego Rossano con la tua domanda. Ciao Martina. Ciao. Senti, quando hai di fronte una persona decisamente aggressiva, come si può interagire senza diventare ancora più aggressivi? Perché questo è quello che capita spesso a me. E che poi lo scontro non va mai a buon fine, in nessun caso, né per uno né per l'altro. Quindi una persona che, per esempio, come manifesta questa aggressività? Tono di voce, alza la voce, impone? Come la manifesta? Mi senti? Sì, alzando la voce, cercando di imporsi non con i fatti, ma con l'atteggiamento. Con l'atteggiamento. Allora, guarda, funziona anche adottare la modalità opposta, quindi se lui alza la voce, grida, si abbassano i toni, se tu rimani con un tono molto calmo e pacato, no? Tu avvertirai questa cosa, quindi non andare anche tu a, diciamo, rispecchiarlo con una modalità di tono alto, ma proprio pacatezza, calma, e questo avrà l'effetto di abbassare anche i lui toni. Questa è la prima cosa che mi viene come modalità non verbale, no? Se poi c'è proprio un'accusa, no? Quindi è una persona che, per esempio, offende o accusa, potresti anche sottrarti in quel momento alla conversazione. Quindi tu gli rimandi che tu non sei disposto, a accettare questi toni, proprio glielo dici, perché comunichi il tuo bisogno e gestirai la cosa quando lui si sarà calmato, per esempio. Cioè, quello che non funziona è, come hai detto tu, rispondere con la stessa modalità che a te disturba, quindi aggressivo con aggressivo. Sarebbe facile soccombere, sottomettersi. Una modalità aggressiva è una modalità che ha sempre chiaro qual è il bisogno, no? Io in questa situazione accetto di farmi sottomettere, prevaricare? No. Quindi se è uno sfogo, non sto in questa situazione, te lo rimando, ti dico: guarda, quando ti sarai calmato possiamo riparlarne, per esempio. Ti ho risposto? Ok. Perfetto, io non vedo altre domande. Ditemi voi se vedete mani alzate, ma mi sembra di no, per cui andrei velocemente in chiusura. Grazie ancora a Martina, davvero utile. E insomma, Grazie a voi. chi di noi avrà, sentirà il bisogno di un percorso, Sì, suppongo che ti contatterà volentieri. su questo dico due parole, posso? Ho proprio un percorso di 10 settimane, 10 incontri,
che è rivolto a persone che desiderano ottenere di più dal loro lavoro. Quindi questa è una delle cose che affrontiamo nel percorso, quindi come ottenere, raggiungere l'obiettivo attraverso anche uno stile di comunicazione che ti consenta di porti in un certo modo con le persone. Quindi sì, il percorso di coaching è un percorso, è un lavoro su misura di accompagnamento dove si definisce un obiettivo professionale, le persone vengono accompagnate a raggiungerlo attraverso proprio degli incontri one to one. Grazie. Perfetto, grazie a te. Bene, allora, come adesso vediamo se va avanti, perché ogni tanto si pianta, perfetto. Come diceva Raffaella all'inizio, il regalo riservato a voi è una valutazione del benessere, è semplicemente una bella chiacchierata che regaliamo alle persone che per la prima volta si collegano con il nostro appuntamento del Tip Sport Top. E praticamente la persona che vi ha invitato questa sera vi chiama e fate una bella chiacchierata, o prendete un appuntamento, vi prendete un caffè e approfittate per fare una bella chiacchierata su quello che è il vostro stile di vita, per poter capire se ci sono degli aspetti da migliorare, che potrebbero essere il miglioramento della retenzione idrica, del tono muscolare, una riduzione di peso, dipendendo da quello che volete aggiustare o che avete necessità di aggiustare. Oltre poi al nostro Tip Sport Top, ci piace avere altre community con le quali regalare del benessere alle persone che si affidano a noi per raggiungere i loro obiettivi a livello fisico, ma non solo. E per quanto riguarda proprio gli obiettivi a livello fisico, abbiamo varie community per quanto riguarda proprio il workout, l'attività fisica. Ci sono le community dedicate solamente alle donne, così come ci sono le community aperte a tutti. Abbiamo poi dei percorsi come il percorso del benessere, che durante il quale ci viene spiegato, ci vengono dati dei consigli su come strutturare la nostra alimentazione, su come andare a fare la spesa, su cosa sarebbe necessario apportare giornalmente al nostro stile di vita, proprio per poter vivere meglio e in maniera più sana. E ogni lunedì sera alle 21 proprio potete approfittare di questo appuntamento. Se siete interessati potete chiedere sempre alla persona che vi ha invitato qui oggi, che vi potrà dare questo link come tutti gli altri link delle altre community. Ad esempio, il 10 aprile ci sarà in via eccezionale un wellness workout, un workout al quale si associa poi una sessione di mindfulness. Per cui, per chi fosse in zona Torino, si può riunire al Parco della Pellerina con i nostri amici e approfittare di questo appuntamento. Bene, dicevo, Herbalife non è benessere solo fisico, portiamo benessere a 360 gradi. E quindi abbiamo anche un benessere di tipo finanziario. L'opportunità finanziaria di Herbalife viene presentata il martedì sera alle 21 o anche il giovedì alle 21. Io personalmente mi sono avvicinata al mondo Herbalife come cliente perché avevo bisogno di perdere peso. Ho raggiunto in parte il mio obiettivo, sto continuando il mio percorso, ma nel frattempo sono venuta a contatto con tante belle persone che sono sempre sorridenti, allegre e felici della vita che fanno e hanno tanto tempo da dedicare alla loro famiglia. E mi sono fatta affascinare proprio da questo, dalla possibilità di poter liberare del tempo per la mia famiglia, e proprio per questo adesso dedico parte del mio tempo all'attività di distributore dipendente Herbalife. Vi consiglio, anche se siete pienamente soddisfatti della vostra professione, di dare un'occhiata, di informarvi, perché comunque informarsi non fa mai male. E apprendere di cose diverse da quello che è il nostro mondo può aprirci tante altre opportunità che magari non conoscevamo. Per cui, se siete curiosi, fatevi dare il link dalla persona che vi ha invitato qui oggi, andate a curiosare o il martedì o il giovedì sera. Bene, io vi rinnovo l'appuntamento con il Tip Sport Top per la prossima domenica. Avremo con noi una psicologa, una cara amica, e ci parlerà di relazioni. Avremo modo di sviluppare questo argomento in maniera come un po' più approfondita, perché sarà una sessione abbastanza interattiva. Per cui vi invito a essere qui con noi la prossima domenica, e se volete invitare i vostri amici sono i benvenuti.
Adesso tolgo la condivisione e Raffaella, se avete il piacere di aprire la camera, ci fa una bella foto. Quindi vai Raffa. Ok. Perfetto, fatto. Ok, quindi non mi resta che ringraziare ancora Martina per grazie a voi. Grazie a voi, piacere. E a tutti voi mille. Buona serata grazie. E ci rivediamo domenica prossima. Ciao, grazie mille, ciao, grazie. Ciao. Arrivederci, ciao. Martina. Ciao. Arrivederci.